Ho apprezzato tanto sin dall'inizio del servizio ciò che il pastore Benedetto ha condiviso, l'ha condiviso con tutti noi anziani prima che entrassimo ed era qualcosa che già ardeva nel mio cuore e che io e Lidia per gli ultimi 2 giorni stavamo pregando per ricevere risposta, non avevamo detto niente a nessuno, tranne a qualcuno ieri sera. E il Signore, l'ultima cosa che ci siamo detti, ho detto aspettiamo il Signore. Certamente il Signore ci risponderà, ci dirà sì o no. Il Signore ci ha risposto. Abbiamo ricevuto risposta, quindi adesso sappiamo cosa fare. Vi aggiorneremo. Alleluia. Meraviglioso Signore. Fammi vedere la mano sinistra. Ok. Quanti di voi siete stati a un matrimonio? Credo che tutti siamo stati a un matrimonio. Quale parte del matrimonio è particolare del matrimonio stesso, oltre i voti che si fanno l'uno all'altro? Scambio degli anelli. Ma poi alla fine scambio degli anelli che cosa significa? L'anello non mi fa sposato? Che cos'è? Un simbolo? Un segno? Allora, questa amorevole coppia, proprio inconfondibilmente sono sposati. Però, alza la mano sinistra, alza la tua. Come possiamo sapere che lui appartiene a lei? Perché sono sempre insieme, ha detto. Perché se glielo chiedi, il suo cuore è legato al cuore di Antonella. E questa verità è inconfondibile. Cioè, la stessa cosa nell'Antico Testamento. Qual era quel segno che rendeva il popolo di Dio, il segno era la circoncisione. La circoncisione, infatti, tutti quelli di altre nazioni che venivano a far parte del popolo di Dio, tutti gli uomini dovevano essere circoncisi e questi li faceva parte di Israele. Qual è il segno nel Nuovo Testamento? Cosa faremo sabato? Battesimo. Nel Nuovo Testamento il segno, come l'anello in un matrimonio, come la circoncisione nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento il battesimo è solo il segno. Prima che questi due si sposassero, i loro cuori crescevano insieme e si amalgamavano e si univano al punto dove dissero: noi apparteniamo insieme. Sei un brugghiano? No? Fatemi dire la verità almeno. I loro cuori appartenevano già insieme
Ed è la stessa cosa il giorno in cui tu ricevi Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. In quel momento tu decidi per Lui, ecco il matrimonio. È un matrimonio istantaneo, il tuo cuore appartiene, infatti Salomone dice mettimi come un sigillo, mettimi come un sigillo sul tuo cuore. E poi disse, io appartengo al mio amato, io sono suo ed egli è mio. C'è il senso dell'appartenenza con il sigillo. Voi sapete che io appartengo a questa meravigliosa donna di Dio. Se non avessi questo anello, e voglio anche dirvi che non lo posso togliere perché muscia uirdo, un assaggio. Questo non è un giudizio contro quelli che non lo mettono, ok? Perché io sto dicendo che il matrimonio è l'unione del cuore, ok? Ma questo è il segno. Le ragazze e i ragazzi, le ragazze vedono un bel giovanotto. Ma è bello davvero, poi ci vedono a fede, è preso. Ma andiamo oltre. Appartiene a qualcuno, capite bene? Appartiene a qualcuno. Qual è il segno che ci identifica come appartenenti al Signore? È il battesimo. Il battesimo non è, spesso si dice sì, facciamo un patto col Signore. No, il patto è stato fatto prima. Il patto tu l'hai fatto quando hai accettato Gesù Cristo nel tuo cuore e tu hai detto io sono suo e lui è mio. È lì il matrimonio. L'anello che cosa fa? Che cosa fa? La testimonianza. Per questo preferisco che i battesimi non si facciano solo in privato, ma si facciano pubblicamente, dove il cielo ne è testimone, l'inferno ne è testimone, il popolo di Dio ne è testimone, tutti sono testimoni. Io appartengo a Gesù Cristo, sono sua moglie. Alleluia. Abbiamo studiato diverse volte che ci sono sette, ci sono molte persone nuove, ci sono sette tipi di battesimi nella scrittura, ma voglio trattare principalmente quello di Gesù. Andiamo a leggere in Matteo. Matteo capitolo 3. Alleluia. Leggiamo dal versetto 11. Gloria a Dio. E dice così, Matteo 3, 11. Leggiamoli insieme. Io vi battezzo, leggiamo insieme. Sapete leggere? Leggiamo insieme. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. Diciamo insieme, ma colui che viene dopo di me. Stop. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. Giovanni Battista diceva, io faccio la mia parte, una parte visibile, ma colui che viene dopo di me, il quale non sono nemmeno degno di indossare i suoi sandali, è lui. Diciamo insieme, Gesù è colui. Noi come Chiesa possiamo fare la nostra parte, ma io vi dico che Gesù farà la sua parte, approfondendo l'opera di Dio nella vostra vita. È un atto di ubbidienza. Il battesimo non ci è suggerito di fare, ci è comandato di fare.
è stato comandato nella parola di Dio. In Atti 10, se non sbaglio, versetto 48, l'apostolo Pietro dice alla casa di Cornelio, dice così, ed egli comandò che tutti fossero battezzati, comandò. Il grande mandato di Matteo, il Signore dice, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo, fate discepoli e battezzate, è un comando. Che cosa stiamo facendo noi quando battezziamo? Stiamo proclamando e dichiarando all'universo intero che il popolo di Dio ha fatto una scelta e ha detto: questo è il mio Signore, è il mio Salvatore ed è anche mio marito. Alleluia. Io vi battezzo in acqua, ma colui che viene dietro di me, io sì, ma io posso fare una piccola parte, ma non hai idea di quello che può fare lui. Se si facciamo il battesimo è un segno, non c'è conversione perché siamo immersi nell'acqua, c'è solo identificazione, come dire, l'ha fatto Gesù, questo non vuole che io sia crocifisso su una croce e poi mi deve far risorgere, però usa le acque battesimali per dire sì, questo rappresenta essere seppellito con Dio, essere sommersi e poi immersi nell'acqua e poi quando si esce c'è questa novità di vita, cioè che adesso abbiamo una nuova vita in Cristo, ma è il simbolo, è il segno, non è attuale, è stato attuale il giorno in cui noi abbiamo fatto di Cristo il nostro Signore e Salvatore. È chiaro questo? Per questo a molte persone è stato detto, ancora non ti puoi battezzare, ti devi preparare, che farà dieta? Forse per me dice sì, è troppo pesante, poi resta tutta all'acqua. Non ti preoccupare che io galleggio facilmente. Alleluia. Per quale motivo molti ancora, ma anche dopo anni ancora non sei pronto, ed è sempre un altro di dire alla persona che desidera battezzarsi, ancora non sei pronto. Opere della carne. Ancora ti devi crocifisso. Ascoltatemi, quando quelli che venivano a Gesù venivano immediatamente battezzati, il Signore non li guardava da destra fino ai piedi per vedere se erano pronti. Anzi, piglieli subito mentre sono freschi. Alleluia. Invece noi ci siamo... Abbiamo ricevuto questo erroneo insegnamento che bisogna essere pronti. Rispondi alla mia domanda. Puoi essere tu domani più giusto di quanto lo sei oggi? Oggi sei più giusto di quanto eri ieri? Sicuro? E fino all'ultimo respiro della mia vita non sarò mai giusto in me stesso. Sempre, ogni giorno, la mia giustizia sarà come un panno sporco. Ogni giorno. Fino all'ultimo respiro della mia vita. Che cosa allora devo fare? Io devo dipendere, come abbiamo detto giovedì sera, devo dipendere in maniera assoluta e completamente sul sacrificio che Cristo ha compiuto per riscattare e redimere la mia vita. Non c'è altra soluzione per l'umanità, se no siamo tutti persi. Un sacrificio ci è bastato.
Il sacrificio della croce, il sacrificio del Calvario, tutto ciò che Gesù ha fatto, perché in nessun modo ha commesso peccato. Ogni giorno si affidava alla giustizia di suo padre. E il giorno in cui fu crocifisso, la scrittura ci dice chiaramente che egli divenne, non si è portato soltanto su di sé, ma egli divenne il nostro peccato. Quale peccato hai commesso tu? Per favore no. Ma non importa quale e non importa quanto. Gesù è diventato tutto il tuo peccato, tutto il mio peccato. Se l'è portato su di lui e non solo, divenne la mia menzogna, divenne la mia bestemmia, divenne la mia infedeltà, divenne l'adulterio, divenne la fornicazione, divenne tutti i peccati, l'omicidio, divenne, egli divenne. Tu l'hai visto sulla croce, lo vedi sulla croce e tu vedi tutto il mio peccato, tutto il tuo peccato è lì nel suo corpo. E lo porta con sé. Per cancellarlo completamente, renderlo inesistente. Com'è possibile? Ha mai peccato Gesù? Mai. Eppure divenne peccato. Soffrì la morte di un malfattore, come se meritasse, come se io meritavo. Lui non lo meritava, eppure egli divenne tutto il peccato di Filippo Cannavò. E quando io guardo Gesù, egli è al posto mio, mi guarda con gli occhi compassionevoli, mi dice: lo so che hai commesso quell'errore, lo so che hai commesso quest'altro errore, e questo fallo, e quest'altro peccato, io so che tu hai commesso questo, ma guarda me, io sono diventato tutto ciò per te. Io ti imputo la mia giustizia, io ti do la mia giustizia, dammi tutti i tuoi peccati. È difficile a capire quale grande Salvatore abbiamo, quale grande Redentore abbiamo. Non è difficile a capirlo. Cos'è il battesimo? Il battesimo è dire: io passo per il Calvario, simbolicamente. Passo per il Calvario. Quando io vengo immerso nelle acque. Sapete cosa significa battesimo? Battesimo significa identificazione, immersione, come si immerge un oggetto per cambiare il colore, in un colore, si intinge, come si dice, sì. E si mette in un recipiente e si intinge l'oggetto in un colore diverso e quando esce di colore diverso. Lo succedeva pure a mia. Sono entrato nero, simbolicamente, e sono uscito bianco, perché sono stato immerso, se diciamo insieme simbolicamente, sono stato immerso nel sangue di Gesù Cristo. Tutti quelli che mi guardavano nelle acque dicevano: da nero è diventato rosso! Ma quando sono uscito ero bianco più che neve. Anche se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, io farò più bianco della neve. Cosa è che ti limita? Dov'è l'ostacolo? Cosa ti impedisce? Hai accettato Cristo? Quanti di noi abbiamo accettato Cristo? Quanti l'abbiamo fatto nostro? Egli è nostro. Fatemi continuare. L'abbiamo fatto nostro. E il Signore dice:
Dice, quei Giovanni Battista dice: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. Facevo questa osservazione. Entrare nelle acque battesimali è come un trasferimento. Tutti noi che abbiamo accettato Gesù Cristo, veramente abbiamo libertà di entrare nell'ambito dello Spirito. Siamo stati vivificati, abbiamo detto giovedì sera, vi ricordate? Siamo stati vivificati, fatti viventi. Il momento in cui siamo stati battezzati, o abbiamo ricevuto Cristo, scusate, è come se tutto ad un tratto ci ritrovassimo nel luogo santo. Abbiamo accesso alla parola di Dio, abbiamo accesso alla luce della sua parola, abbiamo accesso al lavacro, abbiamo accesso a tutte quelle altre cose che sono fuori del luogo santissimo. Ma tutto ad un tratto. Vi ricordate quando Gesù fu battezzato? Cos'è successo? Cos'è successo appena è uscito dalle acque? Che cosa è successo? Si aprirono i cieli e una voce dal cielo disse: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Alleluia! La voce non è venuta prima. Guardate tutti, mio figlio si sta per battezzare. Anzi, Giovanni dice: no, devi essere tu a battezzare me. Io ho bisogno di te, tu non hai bisogno di me. Affinché ogni giustizia sia adempiuta, battezzami. E Giovanni dice: ok, ti battezzo. Per essere il nostro esempio. Gesù non era necessario che si battezzasse, era già santo, sacro, perfetto, giusto, immacolato. Il figlio di Dio che camminava proprio su quella riva del Giordano e si avvicinava a Giovanni nelle acque. Diceva a Giovanni, Giovanni disse: ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo sta arrivando. Gesù va immerso nelle acque. Si identifica. Sapete che il Giordano sono le acque del fiume più sporco del mondo. E Gesù viene immerso, sommerso, messo sotto le acque completamente. Quando esce, si squarciano i cieli, si aprono i cieli. Quando esce, si apre anche la cortina e dal luogo santo si passa al luogo santissimo. Non è che non si è salvati, ma si va in un'altra dimensione di rapporto con il Signore. Perché già hai testimoniato con il battesimo, tu hai testimoniato che la tua vita è sua e di nessun altro. Alleluia. Immagina io sposato con Lidia, se mia moglie spendesse tutto il suo tempo con tutte le altre persone e io a casa che spetto? Quanti di noi già siamo stati battezzati? Ma molti di voi dovete ancora battezzarvi. Il battesimo è prendere il mio cuore e dire: questo è il mio segno. Io do il mio cuore a te, a vita. Dammi il tuo anello. Dammi il tuo anello. C'era bisogno per Gesù? No, però doveva essere testimonianza per tutti noi. Il Padre apre i cieli e dice: vi presento mio figlio. È la prima volta che il Padre dice: ecco mio figlio. La prima volta che lo dichiara pubblicamente e dichiara che Gesù
gli apparteneva, era suo figlio. Io credo che il Signore faccia la stessa cosa con tutti noi quando usciamo dalle acque battesimali e diciamo: Signore, io sono tuo. I cieli si aprono, la voce di Dio si fa sentire. Qualcuno sente un tuono, qualcuno sente un'altra cosa, e chissà chi sente chi cosa, ma i figlioli di Dio, quelli che sono veramente, hanno deciso di appartenere a vita, perché lo dovevano fare prima, non dopo il battesimo, ma prima del battesimo, di dire al Signore: la mia vita è tua, eternamente tua. Facendo dei matrimoni, spesso dico: e qual è il simbolo della vostra unione? Poi ci sono i piccirilli che ci portano i fedini. Prendiamo un anello e diciamo a tutti: questo è il simbolo, questo è il segno della loro unione. Quando usciamo dalle acque battesimali è come una dichiarazione: questo è il segno della sua unione con Cristo Gesù. Alleluia. Vantaggi. Quali sono i vantaggi? Io credo che molti cristiani non sono sereni nel loro spirito, perché sanno che sta cosa con il battesimo è proprio qui, perché ancora non hanno fatto una decisione. Ma io dico che la decisione non è veramente una decisione per essere battezzati. Io credo che la decisione ancora non l'hanno fatto nel cuore per Cristo. Perché chi ama Cristo e chi vuole Cristo, la prima cosa che vuole fare, vuole seguirlo ovunque egli va. E se lui ci ha dato l'esempio, infatti è un'ordinanza nella Chiesa, quello di essere battezzati in acqua. Il Signore stesso l'ha stabilito. Quanti di voi partecipate alla Santa Cena? Più di una volta o una volta sola? Ogni qualvolta. Sì, sì. Ogni qualvolta. Che cosa sentite? Che cosa senti? Avevi fame? Per un pezzo di pane? Avevi sete? Per un po' di vino? Che cosa avevi? Avevi il bisogno di sentirti uno. Coloro che veramente stimano la Santa Cena e la prendono a cuore, non come mangiare un pezzo di pane o bere un po' di vino, ma è come dire: io faccio parte del corpo di Cristo. E tutti coloro che sono figlioli di Dio bramano, anelano, vogliono essere parte del corpo di Cristo. Lo desiderano. Ma è qualcosa che facciamo insieme. E non a uno. Il battesimo scendi da solo, lo facciamo uno alla volta. Scendete uno alla volta nelle acque battesimali. E là, da soli, fate una dichiarazione di sapere che Cristo è il Figlio di Dio. Un'altra dichiarazione è che il Padre lo ha risuscitato dai morti. Quanti di noi crediamo in tutto questo? Facciamo una dichiarazione e vogliamo che tutti coloro che ci stanno vicino, anche nell'ambito spirituale, tutti gli angeli del cielo, tutti i demoni dell'inferno, sappiano che noi abbiamo fatto una concreta decisione, è quello adesso di pubblicamente dichiarare: io appartengo a Gesù Cristo.
Alleluia. Chi si può battezzare? Chi avrà creduto che Cristo sia il Figlio di Dio? Chi avrà creduto che il Padre abbia risuscitato Gesù dai morti? Chi avrà accettato Cristo come personale Salvatore e Signore? Chi avrà nel cuore accettato l'opera salvifica di Cristo? Cioè la persona che ha veramente capito che non può salvarsi da se stessi, ma ha bisogno del Salvatore, Gesù Cristo. Mi è stata fatta una domanda di recente. Io mi sono battezzato quando ero piccolo e non capivo come vorrei ribattezzarmi con la conoscenza che ho ora. Aspetta, devo chiedere al Signore se s'offende. Che dite voi? Amen. Per tutti quelli che si sono sviati dal Signore e che vogliono dire: mi sono distratto, anzi mi sono volutamente allontanato da Dio, ho preso quell'anello, ho violato quel patto e ho detto basta e ho fatto la mia strada, me ne sono andato, però poi ritorni sui tuoi passi. Che cosa ha fatto il padre del figlio il prodigo? Gli ha messo che cosa? Gli ha messo nuovamente l'anello al dito. Tu vuoi maritare di nuovo? Alleluia. Tuo marito ti aspetta. Vuoi essere battezzato nuovamente? Forse ti eri allontanato dal Signore e adesso puoi tornare a Lui. Perché? Non ti puoi battezzare? Sui religiosi ci viene una cosa. Alleluia. Io credo fermamente, con tutto il cuore, che Dio non è religioso. Amen. E che Dio non è nemmeno come i religiosi. Dio è Dio. Ama i suoi figli. Li vuole sempre vicino. Vuole che i loro cuori siano prettamente e unicamente per Lui. Desidera che il tuo cuore sia per Lui e che tu abbi conoscenza, la giusta conoscenza di ciò che si fa davanti a Dio. Quanti noi siamo figli di Dio, ci reputiamo figlioli di Dio. Il Padre ti ama e ogni qualvolta c'è una possibilità per rinnovare. Io non vado a dire a mia moglie: ci siamo sposati 13 anni fa. 13? 13 anni fa. Siamo nel 13esimo anno. Ma immagina che se io le dissi solo il giorno del matrimonio che la amavo e poi non c'era bisogno di dirlo di nuovamente. Quanti di noi abbiamo bisogno che Dio ci dica ogni giorno che ci ama? E quanti di noi sappiamo che dobbiamo dire a Dio ogni giorno che lo amiamo? Alleluia. Io credo che il nostro rapporto con Dio va rinnovato quotidianamente. E per questo anche dei matrimoni. Il 20esimo anno, alcuni 25, dopo 10 anni, dopo 15 anni, 20 anni, io voglio rinnovare i patti con mia moglie, con mio marito. Perché far? Ma poi ci sta una volta che c'è... No, no. Io voglio che sia fresco nuovamente. È un'azione che si fa per rinnovare la propria passione verso Dio, nostro Padre. Quindi se c'è qualcuno che ti sei battezzato quando eri piccolo, non lo capivo, oppure perché ti sei allontanato dal Signore e desideri farlo adesso con la consapevolezza, piena consapevolezza del tuo nuovo rapporto con il Signore, sentiti libero, non abbiamo problemi per risolvere questo dilemma che qualcuno ha avuto. Sto chiudendo. Quando scendiamo sotto le acque,
è come morire, essere seppelliti con Cristo. Uscire dalle acque è come risuscitare a novità di vita. È come entrare nella nostra cameretta segreta, da soli con il Signore. Non c'è nessuno. Sei stato mai sott'acqua? Certo. Hai difficoltà ad udire, non senti niente, sei chiuso e l'unica cosa che puoi sentire è quello che c'è dentro di te. È il momento in cui il Signore vuole parlarti. È come entrare, e la scrittura dice il Signore che è nel segreto, sotto le acque, scompari davanti agli occhi di tutti. Sei morto, scompari. Ma quando esci dalle acque, esci verso una nuova realtà, una nuova esperienza, una nuova vita. Per questo Giovanni, chiudo, Giovanni disse, io vi immergo nelle acque per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me, egli può darvi la vera vita. Io la vera vita non la posso dare. E noi che battezziamo non possiamo dare a nessuno una vita nuova, né con la predicazione e nemmeno con l'immersione nell'acqua. Non possiamo darvi una vita nuova, ma io vi dico, noi vi battezziamo in acqua per il ravvedimento, ma c'è lui che dopo di noi può andare al di là di tutto ciò che tu possa immaginare, prenderà la tua vita e la tirerà verso di sé, ti stringerà al suo seno, al suo petto, e lì ti dirà parole amorevoli per farti capire che tu sei suo una volta e per sempre. Amen. Alziamoci. Padre, tu ci hai comandati di fare questo, è un'ordinanza della Chiesa. E noi lo facciamo in ubbidienza alla tua parola. La tua parola dice che fu un comando a cui tutti dovrebbero ubbidire. Tutti dovrebbero essere battezzati, se no forse ancora non hanno fatto una decisione sincera col proprio cuore verso Cristo. Oppure pensano di poter nascondere il proprio peccato e continuare a vivere nel peccato. E per vergogna davanti a Dio è meglio evitare. Signore, ti chiedo che tu possa compungere i cuori. Convinci di peccato, di giustizia e di giudizio. Per amore del tuo nome, avanza il tuo regno in noi, affinché sia avanzato intorno a noi. Grazie Padre per ogni cosa. Benedici il tuo popolo, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.